Ciao a tutti e bentornati. Il PC è uno strumento straordinario che ci semplifica molto la vita, però anche questo oggetto, se viene usato in malo modo, vi offrirà un'esperienza d'uso sotto le aspettative. Inoltre, si corre anche il rischio che il PC si rompa prima del previsto. Per questo, oggi vorremmo parlarvi degli errori più comuni che si possono commettere usando il PC. Uno degli errori più comuni quando si ha un PC è installare i pulitori di sistema del registro per pulire il sistema operativo dai vecchi file. In realtà, su queste applicazioni potrebbero scriverci facciamo più danni che altro. Il motivo è che in alcuni casi questi pulitori vanno ad eliminare file necessari alle app installate sul PC o addirittura eliminano dati necessari al corretto funzionamento di Windows. Il miglior metodo per pulire Windows è usare gli strumenti integrati nel sistema operativo, tipo la classica pulizia disco, e controllare manualmente se c'è qualche cartella rimasta di qualche app disinstallata in precedenza che va eliminata. Gli antivirus, se usati nella maniera sbagliata, possono rivelarsi più deleteri che altro, soprattutto se sul PC ne vengono installati più di due. Infatti possono andare in conflitto fra di loro, incasinando il PC a più non posso. Addirittura alcuni esperti del settore sconsigliano in generale di installare antivirus di terze parti, ma usare solamente quello integrato in Windows. Infatti a volte gli antivirus di terze parti possono bloccare gli aggiornamenti di sistema e anche bloccare il ripristino di Windows. Comunque, ricordatevi sempre che il primo antivirus siete voi, avendo coscienza di non entrare in siti strani, installare app di dubbia provenienza e non abboccare le truffe online. Tipo, sei il milionesimo visitatore, hai vinto un iPhone. Non aggiornare il sistema operativo e le app significa esporre il PC a bug e soprattutto a falle di sicurezza, con il conseguente rischio di essere presi di mira da virus e malware. Quindi tenere aggiornato il sistema operativo e le app installate è un ottimo metodo per tenere il PC protetto da virus, malware e anche per correggere eventuali bug e problemi di sistema. Un consiglio che però vi diamo: non installate subito gli aggiornamenti, ma aspettate qualche giorno, perché a volte gli aggiornamenti possono avere problemi. Quindi, aspettando qualche giorno, potete prendervi un po' di tempo per controllare su internet che non abbiano problemi. L'avvio rapido è utile soprattutto se avete un hard disk, visto che riduce notevolmente il tempo di avvio del PC, ma con l'avvento dei moderni SSD è divenuto quasi del tutto inutile. Per essere pignoli può rovinare l'SSD, anche se in minima parte, perché al momento dello spegnimento del PC crea un'ibernazione del kernel driver e di quello che si sta facendo, salvandolo in un file chiamato iberfill.sys. A lungo andare, l'avvio rapido riduce i cicli di scrittura dell'SSD. Inoltre, se è attivo, non si può usare un altro sistema operativo installato sul PC, perché Windows corre il rischio di danneggiarsi. L'alimentatore è il componente più importante di tutto, il PC, anche se nella maggior parte dei casi è quello più sottovalutato. Infatti usarne uno di scarsa qualità può danneggiare e anche rompere la scheda madre, CPU, scheda video, insomma tutto quello che è alimentato nel PC. Inoltre in molti casi non hanno le caratteristiche promesse e tantomeno i sistemi di sicurezza, quindi diffidate sempre dagli alimentatori che vi promettono molta potenza, a prezzi super bassi. Gli alimentatori di qualità costeranno di più, però vi garantiscono la potenza dichiarata e tutti i sistemi di sicurezza per salvaguardare tutti i componenti del PC. Molte persone, dopo aver spento il PC, tolgono la corrente dall'interruttore sulla ciabatta o quello posto direttamente sull'alimentatore. Così facendo si assicurano che il PC non consumi nulla, anche da spento. In realtà, facendo così, portate ad una morte prematura i vari componenti del PC, soprattutto l'alimentatore. La causa sta nel fatto che quando si va a ridare la corrente al PC si creano dei picchi di tensione, chiamati spike, che vanno a danneggiare i vari componenti elettronici, tipo resistenze, VRM, diodi, montati sull'alimentatore, scheda madre e scheda video. Quindi è sempre meglio tenere collegato la corrente, anzi per meglio dire in tensione, il PC, così da ridurre il meno possibile questi spike.
Guardare la televisione o usare il PC quando c'è un temporale può sembrare del tutto normale, ma non lo è. Anzi, durante un temporale si creano forti campi elettromagnetici che non fanno per nulla bene ai computer. Il massimo si raggiunge quando il fulmine cade vicino direttamente sulla linea elettrica o telefonica, causando una scarica elettrica di forte intensità che investe tutti gli oggetti collegati alla rete elettrica o telefonica, rischiando di danneggiarli o addirittura romperli. Prima abbiamo scritto che è meglio evitare di scollegare in continuazione il PC a causa degli spike, ma in caso di forte temporale la miglior cosa da fare è spegnere il PC e scollegarlo dalla corrente elettrica. Inoltre, per fare le cose fatte bene, è consigliabile scollegare il cavo Ethernet, perché anche da qui la scarica elettrica può risalire e investire direttamente la scheda madre. Anche se per prevenire danni molte schede madri e alimentatori sono dotate di protezione. In ogni caso è meglio evitare di fargli prendere queste scariche elettriche di forte intensità. I PC, soprattutto quelli di notevoli dimensioni, possono essere molto ingombranti, quindi in molti casi vengono posizionati sul pavimento, così che non occupino posto sulla scrivania, ma così facendo si espone ancora di più il PC alla polvere e allo sporco. Tutto ciò va ad accumularsi all'interno del PC, facendolo surriscaldare o addirittura si vanno a creare cortocircuiti. Inoltre, tenendo il PC a terra, c'è il rischio di dargli qualche pedata. Attenzione anche ai luoghi umidi. Cercate sempre di posizionare il PC in un luogo asciutto. L'umidità è deleteria per i componenti. Inoltre, rischia di far arrugginire il case del PC. Tutti gli oggetti, bene o male, necessitano di manutenzione e pulizia, quindi anche il PC necessita di queste cure. Un PC sporco e pieno di polvere, oltre a far schifo, si surriscalda e c'è il rischio che si creino cortocircuiti. Per questo è meglio tenere pulito il PC pulendo tutte le componenti interne con un pennello dal pelo setole morbide, magari aiutandosi con un getto d'aria compressa debole. Altra cosa molto importante, quando c'è molto caldo è meglio evitare il più possibile di usare il PC, soprattutto quelli fanless, cioè senza ventole, perché se avete caldo voi, anche lui ha caldo, rischiate solo di farlo surriscaldare. Usare troppo il PC fa male alla vista e anche al corpo, quindi dopo un'ora, un'ora e mezza è sempre meglio fare delle pause di 10-15 minuti per riprendersi un po', ed anche al PC fa bene fare delle pause. Inoltre, se non è necessario, evitate di tenerlo acceso inutilmente, perché sarebbe solo un inutile spreco di corrente e anche perché eviterete di usurare i componenti del PC. Quelli che vi abbiamo mostrato sono gli errori più comuni che si possono commettere quando si usa il PC. Comunque, se anche voi volete suggerire altri errori che vengono commessi durante l'uso del PC, scrivetelo pure nei commenti. E se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al nostro canale YouTube. È tutto gratuito e ci darete una mano a farlo crescere. Grazie!